Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del bando Fare Centro, conclusa la prima fase di valutazione delle domande presentate sulla linea A e C di questo bando per la rivitalizzazione economica dei centri storici del cratere sismico. Il vicepresidente della regione Giovanni Lolli e il direttore generale Vincenzo Rivera hanno reso noti i dati relativi all'iniziativa. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono in gran parte professionisti, in totale 51 i beneficiari della linea A del bando Fare Centro, che stanzia complessivamente 12 milioni di euro per sostenere il rientro delle attività economiche nel centro storico dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico del 2009. Sono 235 in totale le domande pervenute, di cui 150 idonee, 4 idonee con riserva, 34 escluse e 44 respinte, nell'ambito della linea A, rivolta al ritorno di attività già presenti alla data del 6 aprile 2009. Insieme ai professionisti, il maggior numero di domande arriva da ristorazione e bar, commercio a dettaglio e servizi. 2 su 4 invece le domande idonee della linea C, riservate al processo di riqualificazione di viale della Croce Rossa all'Aquila. Una è del distributore di carburanti, l'altra dell'officina meccanica. È per questo che la linea B, destinata agli operatori che hanno avviato o intendono avviare l'attività ex novo successivamente al terremoto, potrà beneficiare di un ulteriore milione di euro. E abbiamo fatto in fretta, rispettando i tempi, tempi, mi permetto di dire, imparagonabili con altri bandi, imparagonabili. Lo abbiamo fatto con una risposta di ammissibilità molto elevata, che deriva dal fatto che noi siamo stati molto scrupolosi nella valutazione qualitativa, ma non diciamo burocratici nella valutazione formale, e poi abbiamo avuto un esito importantissimo in questa prima fase, che è la linea A. Adesso, entro il mese di dicembre, presenteremo la linea B, ma il bando continuerà, perché questo è un bando concepito per durare nel tempo. Restiamo all'Aquila, ma apriamo la pagina della cronaca. Vendevano abbonamenti per riviste non loro, una truffa su scala nazionale scoperta a Vasto dalla squadra mobile della polizia dell'Aquila, il servizio della redazione aquilana. Un giro di affari di circa 200 vittime al mese, quello della truffa scoperta dalla squadra mobile della Questura dell'Aquila. In un appartamento di Vasto, gli uomini di Tommaso Niglio hanno sventato un'organizzazione ben congegnata che proponeva abbonamenti a riviste esistenti, ma spacciate per prodotti editoriali della Polizia di Stato. 90 euro a vittima da raccogliere su scala nazionale per un giro di decine di migliaia di euro mensili, che ha preso di mira gli istituti religiosi e le scuole. Il genitore di un alunno di questo istituto religioso, che era stato individuato in provincia dell'Aquila come un'altra vittima, è un appartenente alla Polizia di Stato, e quindi ha subito contattato noi della squadra mobile e abbiamo avviato questa indagine. Sicuramente il contorno è un contorno che esula dall'Abruzzo, esula anche dalla provincia di, va oltre la provincia di L'Aquila, oltre l'Abruzzo, perché abbiamo trovato lì già 7 pacchi pronti per essere inviati da la Calabria fino al Piemonte, quindi passando per l'Umbria, passando per il Lazio. Quindi abbiamo una truffa che ha dei contorni sicuramente ingenti. I venditori dell'abbonamento alla rivista si spacciavano per funzionari di polizia inesistenti. È così che gli agenti della mobile aquilana hanno scoperto e sequestrato a Vasto un appartamento all'interno del quale si svolgeva lo smistamento delle riviste da spedire in abbonamento, abbinato ad una sorta di call center che vendeva le riviste stesse. Il tutto all'insaputa degli editori e dei proprietari delle riviste, tutte associazioni illegali che producono riviste sui temi della sicurezza. Un giro d'affari e di truffa che potrebbe allargarsi esponenzialmente. Nell'appartamento di Vasto sono state sequestrate 273 riviste, 300 CD, 7 pacchi pronti per la spedizione in varie città d'Italia e 6 telefoni cellulari usati come call center della truffa. In seguito al blitz, sul registro degli indagati sono finiti per truffa e sostituzione di persona in due.
Ma l'indagine è ancora in corso e la premura della Polizia di Stato è quella di lanciare l'allarme truffa, poiché nessun esponente, si dice, della Polizia chiede denaro a nessun titolo. Nessun funzionario di polizia, nessun appartenente alla Polizia di Stato telefonerà mai a chiunque oppure chiederà denaro per poter, denaro sotto forma anche di donazione e in cambio per dare una rivista. L'abbonamento alla rivista della Polizia di Stato, che è Polizia Moderna, avviene attraverso i canali ufficiali consultando il sito della Polizia, che è www.poliziadistato.it, quindi diffidare assolutamente di chiunque chiede del denaro via telefono. Proseguiamo con la cronaca. Un altro self-service sradicato nella notte in provincia di Teramo è quello, lo vedete, della Total Erg in contrada Ripoli di Mosciano. Una banda di almeno 6 persone, dopo aver rubato una ruspa in un vicino cantiere, ha forzato le barriere antifurto e poi agito sulla cassaforte, rubando una somma complessiva attorno ai 6.000 euro. Il danno totale alla struttura è di circa 30.000 euro. Per agire indisturbati, i ladri hanno bloccato la strada provinciale in 2 punti, nei pressi del casello autostradale della 14 e verso la frazione di Convento. Sul posto hanno agito in 2, secondo quanto si può vedere dalle immagini di videosorveglianza. Ci sono ovviamente le indagini condotte dai carabinieri. E adesso ci spostiamo a Treglio. La chiusura del Sansificio è dovuta al persistere di criticità che non sono ancora state sanate, nemmeno a seguito della sospensione dell'autorizzazione dell'impianto avvenuta lo scorso 23 dicembre 2016. Questa situazione al momento non consente di assumere altre strade, quanto emerso dal tavolo tecnico sulla questione convocato dagli assessori Dino Pepe e Giovanni Loglia, a cui ha partecipato il sindaco di Treglio Massimiliano Berghella, che ascoltiamo nell'intervista. La Regione aveva diffidato, dopo una lettera del Comune, la Sansifici Vecere a procedere con l'ulteriore attività per l'annualità 2016-2017 per una serie di irregolarità e soprattutto perché l'autorizzazione stava volgendo al termine, quindi c'aveva una scadenza naturale. Questa scadenza naturale è stata prorogata per 100 giorni per permettere all'azienda comunque di finire la campagna olearia e di avere la possibilità di non rovinare gli impianti. Finiti però questi 100 giorni, alla fine di marzo l'attività avrebbe dovuto chiudere completamente i battenti e non avere nessun tipo di nuova attività nell'anno successivo. Invece la Sansifici ha deciso comunque di aprire, creando un caos incredibile, creando un'aspettativa che non poteva comunque garantire, e soprattutto ha iniziato con il ritiro della Sansa, ma soprattutto con l'attività del camino che non sarebbe mai dovuto ripartire. Questo lo dico con fermezza, è stato un atteggiamento irresponsabile che ha gettato nel caos i frantoiani. In queste ore la Regione si sta facendo carico di quella che è la soluzione, ci diranno a breve quale sarà la soluzione per i frantoiani. Sicuramente quelle sanse raccolte dalla Sansifici Vecere andranno smaltite e sarà l'azienda che se ne dovrà a far carico. Questo è un atteggiamento molto irresponsabile, le istituzioni in questo hanno fatto quadrato e squadra, perché è giusto che facciamo il bene collettivo. Lo trovo davvero pretestuoso, e qualcuno sta cercando di fare politica su questo tema davvero difficile, perché già si sapeva dall'anno scorso che i Sansifici quest'anno non avrebbero potuto lavorare e invece qualcuno nega l'evidenza. A Pescara questa mattina il movimento animalista ha presentato i propri programmi e le iniziative in Abruzzo in vista delle prossime elezioni politiche di primavera. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Un'iniziativa nuova, quella del movimento animalista, obiettivi comunque ambiziosi a Pescara, provincia e comunque in tutta la regione. Indubbiamente sì. Ma nasce dalla necessità che si è sviluppata nel tempo in tanti di noi di portare all'interno delle istituzioni i sentimenti di protesta per far sì che non rimangano solo delle manifestazioni da strada e da piazza, che poi in realtà non determinano gli effetti dovuti, che fondamentalmente sono quelli di concepire un sistema che abbia al centro delle sue proposte politiche l'idea di sostenibilità, cioè un sistema sostenibile dal punto di vista etico, dal punto di vista climatico e dal punto di vista della salute degli uomini e degli animali. Il termine che viene utilizzato nel mondo da tutte le organizzazioni politiche o anche
culturali che si occupano appunto dei problemi inerenti al clima, all'ambiente e agli animali è la compassione. Il nostro è un movimento di ispirazione liberale e riformista che ha a cuore la tutela degli animali, dell'ambiente, del clima, ma anche di tutte quelle persone che attualmente vengono considerati più deboli, quindi dai bambini ai disabili. È nata essenzialmente da una nostra propensione personale, mia e di Rodolfo, ma anche di tanti coordinatori in tutta Italia che da anni e anni si battono per gli animali nel totale silenzio delle istituzioni e anche per tutelare questi esseri senzienti che tutti i giorni vengono maltrattati, uccisi e sfruttati. Questo vuol dire anche un nuovo interessamento all'ambiente in una regione martoriata dagli incendi, dagli scandali, dagli inquinamenti, dall'inquinamento climatico, quindi una regione verde d'Europa che adesso però è veramente in pericolo. Cambiamo argomento, adesso la sanità. All'ospedale dell'Aquila mancano le ostetriche, una carenza cronica nel reparto di ginecologia e ostetricia che di recente si è riorganizzato e lavora in modo molto più efficiente, ma purtroppo manca ancora personale infermieristico e ostetriche indispensabili per il punto nascita che è il terzo, che è di terzo livello come è il capoluogo. Sentiamo il servizio. Poche ostetriche rispetto al numero che dovrebbe coprire un punto nascita di terzo livello, così come all'Aquila. Accade nel reparto di ostetricia e ginecologia, che al momento ha 8-9 ostetriche, quando invece ce ne dovrebbero essere 12. E allora che ecco, come prevedono i requisiti per il terzo livello, in ogni turno ci devono essere 3 ostetriche. E capite bene che quelle in servizio sono sottoposte a volte a turni massacranti. Più volte anche la dottoressa Di Fabio, che è capo dipartimento, ha chiesto la presenza di più ostetriche, ma al momento le richieste non sono state esaudite. Carenza di ostetriche e anche di infermieri nel reparto, perché per quanto riguarda il personale medico si è a posto, considerando anche la presenza di medici universitari convenzionati. Per il resto il reparto, che ha sempre rappresentato un'eccellenza, guidato dal professor Gaspare Carta, sembra aver risolto i problemi di sovraffollamento negli spazi che in passato lo avevano caratterizzato. C'è stata infatti un'importante riorganizzazione che ora permette al personale di lavorare decisamente meglio. Ci sono circa 26 posti letto con possibilità di utilizzo del day surgery e non ci sono più problemi di sovraffollamento, ma soprattutto la cosa più importante è che è stato razionalizzato il lavoro della sala operatoria per tipologia di intervento. Insomma, si lavora tanto, ma meglio, con l'unica carenza, quella del personale. Per questo si è in sofferenza e l'auspicio è che si possa intervenire al più presto per continuare ad essere un'eccellenza, con tanti interventi che vengono programmati da pazienti che scelgono il nosocomio aquilano e il reparto di ostetricia e ginecologia per la sua grande qualità. La giunta regionale abruzzese a voto unanime con delibera numero 642 del 7 novembre scorso ha deciso di fare propria la proposta avanzata dal comune di Atessa relativa alla riconversione del presidio ospedaliero cittadino in ospedale di zona disagiata secondo i criteri del decreto 70 del 2015. La regione, scrive il sindaco Borrelli, sconfessando le scelte del passato, ha stabilito che la ASL Lanciano Vastochieti interrompa le attività di razionalizzazione fino ad ora attuate. La delibera della Regione, che rivoluziona le scelte finora effettuate a riguardo del San Camillo dell'Ellis, arriva dopo l'ultimo Consiglio Comunale di Atessa, in cui è stata approvata all'unanimità una mozione a sostegno del riconoscimento del presidio. Un incontro a cui hanno partecipato i sindaci del territorio, i rappresentanti della Regione, anche l'assessore alla Sanità Silvio Paolucci, che è stato incentrato sul blocco della spogliazione del potenziamento dell'ospedale, la riorganizzazione dei servizi per soddisfare le esigenze e le richieste del territorio che conta quasi 50.000 abitanti ed è in parte svantaggiato essendo zona di montagna. Andiamo avanti adesso e restiamo in zona Val di Sangro, ma ci occupiamo dei temi del lavoro e della Honeywell. Si spera in un'apertura vera del tavolo di trattativa nel presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento della Val di Sangro che produce turbocompressori. Martedì ci sarà un nuovo incontro al Mise, nel frattempo è gara di solidarietà per sostenere le 420 famiglie dei lavoratori senza stipendio da 2 mesi.
C'è attesa per l'incontro annunciato dal governatore D'Alfonso per il prossimo 14 novembre tra il ministro Calenda e la multinazionale americana, un incontro solo telefonico. L'RSU Film Fiume e Wilm della Honeywell si aspettano l'apertura finalmente di una trattativa. È l'ottava settimana dello sciopero oltranza, con presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica dei turbocompressori in Val di Sangro. Alessio Di Giovanni, Wilm, Luciano Ianni, Fiume. Ad oggi la data del 14 segna come una data di core conference fra l'azienda e sempre il ministero, attenzione, sempre il ministero, non ancora incontro con i lavoratori, potrebbe essere una data di svolta in cui vengano forniti nuovi elementi per la nostra vertenza. È chiaro che l'azienda che ha messo su un investimento così enorme, pachidermico, difficilmente potrà tornare indietro, però se c'è una ferma volontà di mantenere in piedi il sito, nessuno vieta di cercare di orientare su qualche altra cosa. L'importante è che l'azienda si esprima in modo molto chiaro che ha interesse a rimanere sul nostro territorio, dopodiché siamo pronti a discutere su tutto. Due mesi senza stipendio cominciano a pesare sulle famiglie, soprattutto per le monoreddito. L'associazione Salviamo la Honeywell, fondata dagli stessi lavoratori, sta raccogliendo la solidarietà che giunge da operai di altre fabbriche, non solo della Val di Sangro, dai comuni del comprensorio sangrino e oltre, dai sindacati nazionali e internazionali. Ma non basta. Antonello Tritapepe, RSU Film. Diciamo che cominciamo anche noi come RSU, ad avere grossi problemi ad arrivare a fine mese, perché purtroppo i pagamenti incombono, le bollette incombono, i mutui incombono. Speriamo che la risposta della cittadinanza sia numerosa. E volevo ringraziare un attimino un po' tutti quelli che hanno versato dei fondi nella nostra associazione, a partire dai comuni, dalle persone normali, alle aziende, alle associazioni che ci stanno supportando in questo momento, e un grazie a tutti. Cambiamo ancora argomento, avvicinare i giovani al mondo bancario. È questo l'obiettivo che ha spinto la BCC di Castiglione e Pianella a creare il gruppo Giovani Soci, il servizio di Vestina News. Gruppo Giovani Soci è una nuova iniziativa che la banca si propone di portare avanti. È un'iniziativa per essere presenti sul territorio e sostenere i giovani soci con le loro iniziative. Questi ragazzi come potranno contribuire alla rinascita dell'economia? Innanzitutto noi, collaborando, cooperando insieme, ascolteremo la loro voce, le loro esigenze e faremo in modo che insieme, cooperando, riusciremo a portare avanti le iniziative che involgano la crescita personale del giovane socio fino ad arrivare ad uno sviluppo locale e quindi contribuire per la crescita sul territorio. Nel 2004 è nato il primo gruppo Giovani Soci e ad oggi sono più di 80 le realtà presenti su tutto il territorio nazionale. È un'esigenza che nasce per portare avanti i principi e i valori del credito cooperativo e fare in modo che anche i giovani soci continuino a credere nei principi e nei valori del credito cooperativo. I giovani soci sono protagonisti del futuro, ma mi permetto di dire che i giovani soci sono il presente e quindi ascoltare la loro voce significa contribuire alla loro crescita e a sviluppare il territorio. A Pescara da questa mattina due storiche manifestazioni come il Trofeo Matteotti e la Coppa Acerbo saranno ricordate attraverso una targa che è stata scoperta in una cerimonia che andiamo a vedere. Brasioli, qualche minuto fa, quando è stata scoperta la targa, le ha detto: questa è la piazza dello sport di Pescara. Queste due manifestazioni hanno fatto la storia di Pescara. Sì, Piazza Duca è la piazza dello sport di Pescara, è la piazza della città delle corse. Dedicare una targa al Matteotti, così come era stata fatta per la famosa corsa su strada, per la Formula 1 della Coppa Acerbo del 1957, è un aspetto molto importante a Piazza Duca, che aiuta a ricordare nella memoria dei più giovani quello che è successo qui e quello che oggi ancora succede, in particolare con la prossima edizione che sarà la 71esima per quello che riguarda il Matteotti. Ho dato il Matteotti per merito e quindi significa come se l'avessi dato a un clone, a un Renato II, quindi per me Daniele ha tutto il mio rispetto,
deve fare tutto quello che pensa di fare e certamente se vedo qualcosa di diverso che magari lui non riesce ancora a capire glielo dico tranquillamente come se fosse un fratello eccetera. Per quanto riguarda il Matteotti vogliamo che rappresenti anche il futuro di questa città perché il Matteotti è la corsa di Pescara, è la gara ciclistica secondo me più importante che conoscono tutti da tutte le parti. Renato è saldamente al suo posto perché è l'anima di questo Matteotti e continuerà a essere l'anima di questo Matteotti. Il Matteotti deve ritornare ai valori che aveva e per fare questo non c'è bisogno di Sebastiani, c'è bisogno di un gruppo di lavoro che abbiamo messo in piedi e che sicuramente farà il possibile per far ritornare questa gara ad essere una delle gare più importanti in Italia. Torniamo a Treglio dove è tutto pronto per la 21esima edizione di Borgo Rurale, la più nota manifestazione abruzzese dedicata all'olio e al vino novello che si terrà appunto nella cittadina frentana oggi e domani. Presenti alla conferenza stampa il sindaco Massimiliano Berghella, il presidente della Proloco Francesco Conserva e gli altri membri del direttivo che hanno illustrato il programma della manifestazione. I tregliesi confidano in due belle giornate di sole per la 20esima edizione di Borgo Rurale. La formula è quella consolidata negli anni che a Treglio ha richiamato migliaia di visitatori. Vino novello, olio nuovo e castagne ai quali si aggiungono le prelibatezze della tradizione contadina e casereccia dei piccoli borghi. Regia affidata alla Proloco Tregliese, pronta a ricevere i buon gustai che hanno prenotato anche da regioni del nord Italia. La tavola imbandita di Borgo Rurale si snoda attraverso il centro storico affrescato dove sarà possibile ammirare anche antichi fondaci e cantine secolari. Quest'anno sono 27 le postazioni enogastronomiche con pietanze e prodotti tipici preparati dalle massaie. In dispensa ci sono 15 quintali di castagne, 8 di pancetta, 5 di salsicce e tanti altri ingredienti, anche in versione gluten free. Intensificata la sicurezza, aumentato il numero di bus navetta con partenze da Lanciano e dal Casello A14. Nell'ex convento è allestito il baby parking, non mancherà la musica con 12 band. E adesso la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara che domani sera scende in campo contro il Bari di Fabio Grosso. Nei biancazzurri non ci saranno Bovo e Balzano infortunati, Benali e Capone sono con la nazionale mentre Zeman recupera del sole. L'allenatore Boemo questa mattina in conferenza stampa ha parlato anche dell'allenatore avversario e del match dell'Italia perso contro la Svezia, la gara di andata. Vediamo insieme il servizio. Con una difesa da inventare, con solo 3 centrali disponibili, il Pescara domani sera affronterà il Bari nel posticipo di Serie B. Non ci saranno in casa biancazzurra né Bovo né Balzano. Poi gli impegni delle nazionali che priveranno Zeman di Capone e Benali davanti. Del Sole invece è a disposizione perché con la sua nazionale non ha giocato e dunque scenderà in campo presumibilmente contro i Galletti di Fabio Grosso. Bovo c'ha problemi al ginocchio, come sempre, e Balzano ha problemi al tendine d'Achille. Capone deve giocare un'altra partita, quindi non torna. Benali dovrebbe giocare oggi e se gioca oggi, domani non può essere pronto. E Del Sole è tornato, riposato perché non ha giocato. Io ripeto, come mediano in questo momento c'ho Calaro e Canutè che sono due ragazzi di prospettiva, poi se c'è bisogno posso utilizzare anche Brugman, io spero che non ci sarà bisogno e che farà il suo ruolo dove può aiutare più in fase offensiva la squadra. Bari che in casa fa davvero paura, 18 dei 20 punti conquistati al San Nicola, si attende il pubblico delle grandi occasioni. Il Pescara proverà a contenere la forza offensiva di Galano e Improte soprattutto. Bari è buona squadra, penso che ha delle ambizioni per fare campionato di vertice, attualmente hanno 3 punti più di noi. Una squadra che in casa rende tanto, fuori magari no, anche se gli attaccanti sono uguali. In casa sono pericolosi e
finché fanno risultato penso che è buono. Il problema loro forse è oggi in fase difensiva, non so se ci sarà Gionberg che ha giocato ieri contro Ucraina. C'è Cigalano in prota che fanno gol, sono due sicuramente da guardare. Un passaggio Zeman lo dedica anche all'allenatore dei Galletti pugliesi, Fabio Grosso, l'abruzzese Fabio Grosso, che ammette avrebbe voluto anche qualche anno fa a Lecce. Grosso ha fatto bella carriera, penso che pure noi l'abbiamo cercato, non mi ricordo con che squadra. Però già era troppo bravo per le mie squadre. Non poteva mancare un passaggio sulle nazionali. Non c'è problema e sono contento che mi vanno in nazionale. E quella sulla nazionale maggiore, sconfitta contro la Svezia, anche se Zeman ammette di non aver visto la gara di Stoccolma. Non l'ho vista, vero? Stai sul bar. Dormivo, stavo male. Non mi sorprende, nel senso che negli spareggi può succedere di tutto e poi Svezia fisicamente è una buona squadra. Scendiamo di categoria adesso con il Teramo e dunque andiamo in Serie C. Biancorossi che chiudono il trittico di gare in una settimana ospitando domani al Bonolis alle 18.30 il Gubbio, reduce da due sconfitte consecutive. Per l'occasione il tecnico Asta non recupera Fratangelo ma vara una squadra sulla carta più spregiudicata con Tulli e Bacio Terracino a sostegno del centravanti Foggia. Stringe i denti Caidi che dovrebbe essere in campo dal primo minuto, finirà in panchina Ilari. Il servizio di Ania Cantagalli. Sfida salvezza qui domani al Bonolis con il Teramo che ospiterà il Gubbio a conclusione di tre impegni in una settimana per la formazione di Asta, ed Asta che sta pensando a rendere il Teramo un po' più offensivo per la sfida di domani. Dalle indicazioni della vigilia infatti i biancorossi dovrebbero essere in campo con un 3-4-3 con Bacio Terracino, Tulli e Foggia il tridente d'attacco. Amadio a centrocampo dovrebbe vincere il ballottaggio con Ilari, mentre Caidi è recuperato e dovrebbe giocare titolare. Mi piace pensare che i numeri sono una cosa, poi l'interpretazione del giocatore in base a quella situazione cerco sempre di mettere, perché alle volte non sempre mi riesce anche a me, perché sbaglio anch'io, alle volte di mettere quel giocatore nelle migliori posizioni indipendentemente dal sistema di gioco. Per esempio mercoledì De Grazia lì era una mano, mi doveva dare in fase difensiva, ha fatto un po' fatica, poi l'ho messo davanti alle volte. Però cerco possibilmente di sbagliarmi, tra virgolette, meno possibile, non pensando al sistema di gioco, ma avendo l'equilibrio, quindi è quello che farò anche domani. Può darsi che cercheremo di essere, ma non offensivi, mettendo più attaccanti, lo sappiamo bene, ma non vuol dire mettere più attaccanti. Una squadra un po' che qualche giocatore è un po' più libero di esprimersi in fase offensiva. Ecco. Gubbio che è reduce da due sconfitte consecutive, che cercherà il riscatto per l'appunto qui domani al Bonolis, ma Asta che dal canto suo aspetta ancora quella gara e si augura ovviamente che possa essere domani, che possa accendere la classifica tra virgolette del Teramo e a dare un pochino più di tranquillità ai suoi biancorossi. Sto aspettando veramente quella gara, e non so quale sarà, io spero al più presto possibile, che ci permetta veramente di vincerla e far quello che vi ho detto io, la libertà mentale, che anche questi ragazzi gli riescono più cose. È logico che i parigini, tutto sommato, ti mantengono lì per fare quella cosa, perché non ti fanno fare grandi cose, però onestamente, come sappiamo, non ci torniamo indietro, ti fanno sempre stare in un posto equilibrato e va bene perché non perdi e porti i punti, però quella vittoria ci manca, però non so quando, io spero il prima possibile, non so se domani, l'altra domenica o quello che sarà, però voglio che i ragazzi lo sanno, devono pensare che domani non deve essere quella partita per forza, così no, assolutamente, perché questa squadra che affrontiamo è una squadra che verrà qua arroccata, parte in contropiede, e se noi pensiamo di attaccare in molti possiamo fare il loro gioco. E se pensiamo al confronto dello scorso anno, sì, Ferretti non c'è più, però non è che ha cambiato tantissimo, qui dobbiamo stare molto attenti che è una squadra di categoria, arriveranno qui insomma affamati di punti, però noi vorremmo veramente cercare più che mai dare una gioia ai nostri tifosi con i tre punti, ci proveremo come abbiamo sempre fatto.
È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento alle 19:00.